Salve, buongiorno a tutti e benvenuti al video di oggi, che sarà un miracolo se riusciremo a registrare perché il mio vicino di casa ha deciso proprio stamattina di darsi al bricolage nella stanza qui sopra. Ho deciso di registrare comunque il video perché ho solo questo ritaglio di tempo e fra l'altro c'è una bella giornata di sole che non voglio sprecare. Quando arriverà l'attrezzatura giuro che registrerò i video soltanto a notte fonda. E quindi abbiate un po' di pazienza e speriamo bene. Eventualmente risolviamo con qualche stacco di montaggio. Allora, tornando a noi, un po' di comunicazioni di servizio. Come sempre vi ricordo che il canale è nato da poco, quindi se volete sostenerlo e aiutarlo a crescere, non dimenticate di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina degli avvisi. Nel caso in cui non aveste un account Google, potete iscrivermi alla mia pagina Facebook che vi lascio qui sotto in descrizione. Allora, terza lezione del nostro corso di scrittura creativa. Oggi, come anticipato nella recensione sulla storia infinita, parleremo del narratore, delle sue tipologie e del suo ruolo. Ecco, perché quando dobbiamo porci a scrivere una storia, ovviamente diventa essenziale conoscerne le parti, no? Come qualcuno che volesse costruire una macchina ha bisogno ovviamente di conoscerne i vari componenti. Chiaramente quando noi ci approcciamo alle storie, ai libri, alla narrativa da lettori è un po' diverso, perché chiaramente lì ci caliamo, ci facciamo prendere dalla storia ed è difficile ovviamente notare certi particolari e scomporla in pezzettini, ecco, non siamo abituati a farlo. In questo ci viene in aiuto ovviamente la narratologia, che è la disciplina che studia le strutture narrative. Allora, la narratologia ci dice appunto che uno degli elementi fondamentali di qualunque storia è il narratore. Allora, chi è il narratore? In letteratura il narratore è proprio colui che ci racconta la storia, che, attenzione, non è l'autore. L'autore è la persona fisica che scrive la storia. Invece il narratore è quella sorta di voce disincarnata che noi sentiamo in qualche maniera leggendo la storia e che ce la sta raccontando, quindi è assolutamente un elemento diverso rispetto all'autore fisico reale che sta scrivendo il racconto. Allora, ci sono molte tipologie di narratore, in questa sede ne analizzeremo soltanto alcune, le principali, perché è un discorso ovviamente troppo ampio per trattarlo in questo modo. Diciamo che questo video vuole essere, come un po' tutte le lezioni del corso, una spolverata di un certo argomento e un invito eventualmente ad approfondirlo, quantomeno per fargli acquisire la consapevolezza che questo argomento e questa questione esiste. Allora, quindi, intanto si possono, in generale, quindi di base, individuare due grandi categorie in cui possiamo inserire il narratore. Il narratore può essere esterno alla storia oppure interno alla storia. Cominciamo da quello interno alla storia. Interno alla storia vuol dire che il narratore, quindi la voce che ci sta raccontando la vicenda, è inserita in quell'universo narrativo, ne è in qualche maniera un personaggio, vi appartiene. Ecco, un esempio può essere, non so, il dottor Watson in Sherlock Holmes, è lui che racconta la storia. Oppure un tipico caso di narratore interno alla storia è il narratore in prima persona. Per esempio abbiamo David Copperfield, ecco, non l'illusionista, ma il protagonista del romanzo di Dickens, che racconta la sua vita in prima persona. Anche Watson racconta le avventure in un certo senso in prima persona, però lì diciamo siamo un po' al limite, perché il narratore interno può anche narrarci la storia in terza persona. E un esempio che mi viene in mente, attinente alla letteratura per ragazzi, per esempio il caso di Lemony Snicket è una serie di sfortunati eventi. Ecco, il personaggio che ci narra la storia, che in senso lato diventa anche pseudonimo dell'autore reale di questo ciclo di romanzi, è appunto Lemony Snicket. Lemony Snicket ci racconta la storia dei tre orfani Baudelaire in terza persona, però noi sappiamo che lui appartiene a quell'universo narrativo, in qualche maniera ha a che fare con le vite dei protagonisti, poi scopriremo più in là in che modo è legato a loro. Quindi ecco, un personaggio narrativo di quello stesso universo ci sta raccontando la storia, però in terza persona, e ci racconta quindi le avventure di altri, non le sue, pur ovviamente intervenendo con commenti, pareri, anticipazioni e ovviamente
facendoci capire che anche lui in qualche modo ha un ruolo nella vicenda che ci sta raccontando. Ecco quindi narratore interno alla storia. Invece il narratore esterno alla storia, ecco, è proprio il tipico esempio di voce disincarnata che noi ascoltiamo raccontarci la vicenda. Di solito la narrazione in questo caso è in terza persona e solitamente in genere il narratore esterno è onnisciente. Onnisciente vuol dire che sa tutto, ecco, si pone come una sorta di dio della narrazione. Quindi praticamente può andare in qualunque luogo, può entrare nella mente di qualsiasi personaggio e conosce il passato, il presente e il futuro di quella vicenda, quindi addirittura come si concluderà ce lo può anticipare. Ecco un esempio tratto da un romanzo di Stephen King, non vi dirò qual è il romanzo perché sarebbe un gigantesco spoiler, però in questo romanzo verso la fine c'è un gruppo di personaggi che sta andando, diciamo, ad affrontare i cattivi, quindi sanno perfettamente di stare rischiando la vita. Arrivato a un certo punto uno dei personaggi si fa male e gli altri devono abbandonarlo lì. Ecco, e King se ne esce, adesso non ricordo la frase esatta, ma più o meno il senso è gli altri si allontanarono, non lo rividero mai più, quella fu l'ultima volta che lo videro. Ecco, in questo caso King sembra suggerirci, King o meglio il narratore, la voce esterna che ci sta raccontando la storia, che sa già come andrà a finire, prima ancora diciamo che ci si arrivi da un punto di vista della trama, e quindi ce lo sta anticipando, ci sta dicendo un evento del futuro. Perché? Perché lui lo conosce, perché è un narratore onnisciente, quindi ci sta avvisando che quella sarà l'ultima volta che il gruppo, diciamo, degli eroi vedrà il compagno che stanno lasciando indietro. E tu pensi, beh, sicuramente è perché lui morirà, ma magari no, perché King è un bastardello in queste cose. Ecco, questo è un esempio di narratore onnisciente. Ovviamente il narratore onnisciente per eccellenza è l'amico Manzoni dei Promessi Sposi. Ecco, citando Robbie Williams, so che alcuni di voi preferirebbero sedersi sulla poltrona del dentista a causa di penosi trascorsi scolastici, ma abbiate un attimo di pazienza, parliamo un secondino del buon Manzoni. Allora, Manzoni, come sappiamo, nella finzione letteraria fa finta di trovare questo manoscritto di questo famoso anonimo secentesco e di limitarsi a, diciamo, ripulirlo un attimino e di sistemarlo in maniera tale che possa essere proposto ai lettori moderni del suo tempo. Ecco, diciamo che fa l'editor di questo presunto manoscritto che ovviamente non esiste. Quindi si viene a creare questa situazione in cui lui è assolutamente un narratore onnisciente di primo grado, perché ci sta raccontando la storia, e a sua volta sfrutta il narratore, anche lui onnisciente di secondo grado, che è l'anonimo secentesco, quindi è un po' una roba a scatole cinesi. In questo caso appunto c'è anche questo gioco fra narratore di primo grado e narratore di secondo grado, cioè due persone che ci stanno raccontando la stessa storia, una racconta quello che l'altra ha raccontato. È un po' complicato, ma abbiate un attimo di pazienza. Ecco, questo gli consente veramente di fare tutta una serie di giochetti, perché lui, narratore di primo grado che possiamo identificare con Manzoni, ma non proprio per quello che abbiamo visto prima, per esempio può fare commenti anche su quello che l'anonimo secentesco ha scritto o sul suo stile, o si può mettere a parlare direttamente con i lettori, i famosi 25 lettori. Ecco, a sua volta può dare un giudizio su quello che sta narrando, e addirittura ha una conoscenza anche più ampia, perché lui appartiene a un altro secolo rispetto a quello del narratore secentesco, quindi ha una visione, diciamo, più ampia e si può permettere di dare giudizi. Ecco, sovente il narratore onnisciente, ecco, fa questo tipo di giochetti, parla con i lettori, dà giudizi e pareri su quello che sta raccontando, una cosa che ovviamente un narratore interno alla storia può fare, ma in maniera limitata. Secondo me Manzoni si è divertito molto per questo motivo a scrivere questa storia, un po' meno si sono divertite insomma le valanghe di futuri studenti, insomma, che si sono dovuti beccare un po' tutta questa solfa e questa opera monumentale. Ecco,
piccolissima digressione personale che, come mai sapete, mi piace tanto fare. In realtà la scuola ha un po' rovinato I Promessi Sposi, questo romanzo veramente bello e non sono impazzita, piacevole da leggere. Io per fortuna ho avuto la fortuna di leggerlo prima che la scuola riuscisse a rovinarmelo per sempre, perché, come vi ho già raccontato diverse volte, ero una vorace lettrice fin da bambina e a un certo punto, una di queste volte, quando mio padre veramente non ne poteva più delle mie continue richieste di libri, ha acchiappato la sua vecchia copia scolastica dei Promessi Sposi e mi ha detto: "Tiè, se sei capace leggiti questo". E io l'ho letto, dovevo avere credo circa 11 anni o 12 al massimo. Fra l'altro un'edizione veramente con le pagine che si staccavano, la copertina che si teneva in piedi per miracolo, appunto il tutto tenuto in piedi dallo sponsor dell'opera, La Provvidenza, per dirla con le parole del trio Marchesini Lopez Olenghi, che, come sapete, realizzò una parodia televisiva dell'opera. E in qualche maniera, nonostante la fragilità del volume, riuscì a leggere il romanzo e lo trovai veramente bello, veramente piacevole da leggere, mi piacque tantissimo, cosa che mi avvantaggiò quando poi arrivai alle superiori. Quindi piccola digressione per dire che la scuola dovrebbe veramente trovare il modo di fare studiare certe opere fondamentali senza rovinarle, se fosse possibile, senza metterci addosso il marchio della costrizione, che ovviamente renderebbe pesante qualunque cosa, anche la più bella del mondo. Fine della digressione e fine della nostra analisi del narratore onnisciente. Allora, dopo aver visto questa distinzione fra narratore esterno e narratore interno, andiamo avanti e parliamo del concetto di focalizzazione. Ecco, una volta che noi torniamo un attimino a indossare i panni degli aspiranti scrittori, una volta che abbiamo deciso se vogliamo fare raccontare la nostra storia da un narratore esterno, da un narratore interno, ed eventualmente se raccontarla in prima o in terza persona a seconda dei casi, dobbiamo decidere da quale punto di vista, da quale angolo, da quale prospettiva vogliamo raccontare la nostra storia. E qui interviene quel concetto che in narratologia viene chiamato appunto focalizzazione. Parolone, ma non ci spaventiamo. Allora, la focalizzazione può essere di tre tipi: focalizzazione zero, focalizzazione interna, focalizzazione esterna. Allora, la focalizzazione zero è quella tipica che abbiamo già visto del narratore onnisciente, cioè il narratore si pone come questo dio assoluto della narrazione e quindi può fare un po' quello che gli pare. A seconda dei casi può entrare nella testa di questo, di quel personaggio, e quindi raccontarci che cosa il personaggio sta pensando o provando in quel momento, e lo può fare per tutti i personaggi della storia. Può andare in qualunque luogo, si può spostare fra passato, presente e futuro, non ha assolutamente alcun limite, perché non è vincolato, ancorato al punto di vista di un singolo personaggio. Ecco, abbiamo già visto il caso di Manzoni, un caso più recente che mi viene in mente è quello per esempio di Terry Pratchett. Ecco, come capirete bene, il narratore onnisciente, proprio per questa sua anche capacità di parlare addirittura magari con il lettore, o di dare giudizi o di dare spiegazioni o fare battutine, può essere molto utile per esempio per la narrativa umoristica. In questo caso Terry Pratchett è un autore, un esponente, purtroppo passato a miglior vita qualche anno fa, del fantasy umoristico. Ne parleremo ampiamente perché uno dei prossimi video sarà dedicato a Good Omens, che è una delle sue opere scritte in collaborazione con Neil Gaiman. Allora, detto questo, perché il narratore onnisciente è molto utile alla narrativa umoristica? Capirete bene perché si può permettere appunto di scherzare con il lettore in maniera ironica. In certi casi, ecco, letteralmente onnisciente, per esempio in Good Omens, l'opera che analizzeremo nel video di cui vi parlavo, il narratore è addirittura Dio nel vero senso della parola, è lui che ci racconta la storia, quindi più un narratore onnisciente di quello non ci può essere, perché sa tutto. Ecco, quindi questo credo che vi possa far capire esattamente cosa si intende per narratore onnisciente. Allora andiamo invece alla focalizzazione interna, che è quella, diciamo, in qualche maniera con cui, senza magari essercene resi finora conto, è quella con cui abbiamo un po' più di dimestichezza, perché se vogliamo è anche quella un pochino più semplice, perché nella focalizzazione interna il narratore si ancora al punto di vista di un unico personaggio.
Quindi ci racconta la storia, ma sa soltanto quello che il personaggio sa, quello che vede, sente o prova quel singolo personaggio. È un po' come se il personaggio avesse una telecamerina nella testa e noi vedessimo le cose attraverso i suoi occhi raccontate dal narratore. Ora, questa focalizzazione interna può essere mantenuta per tutta la durata della storia, del romanzo, del racconto, quello che è, oppure ci può essere la focalizzazione interna a prospettiva variabile, nel senso che il narratore può passare da un punto di vista all'altro, ma uno soltanto, di volta in volta, per esempio in segmenti o sezioni diverse della stessa storia. Per esempio da un capitolo all'altro. Un capitolo viene narrato esclusivamente dal punto di vista di un personaggio, un altro capitolo da un altro. L'esempio più che ci viene in mente più facilmente, anche perché è molto recente, è quello di Martin e delle sue cronache del ghiaccio e del fuoco, dove ogni capitolo viene raccontato dal punto di vista di un diverso personaggio. Quindi abbiamo all'inizio dei capitoli i propri nomi dei vari personaggi, Jon, Daenerys, Bran, quello che è. E all'interno di quel singolo capitolo, questa voce narrante in terza persona ci racconta la vicenda, ma solo dalla prospettiva del protagonista, del portatore di punto di vista. Ecco, attenzione a questa cosa, perché uno dei delle difficoltà maggiori che ha l'autore alle prime armi è proprio quella di gestire il punto di vista. Tant'è che spesso quando questa cosa non viene gestita bene o viene gestita con incertezza, già in qualche maniera imprime un marchio di qualcosa che sa di dilettantesco, quindi attenzione a questo aspetto. Dovete essere molto abili e molto precisi nel decidere che cosa volete fare con la vostra storia. Il consiglio che do io per chi è appunto alle prime armi è proprio di usare la focalizzazione interna, perché è più semplice, nel senso che voi vi mettete lì dal punto di vista del vostro personaggio e raccontate tutta la storia dal suo punto di vista. Non per forza tutta la storia, perché magari cambia il paragrafo, cambia il capitolo e allora potete passare, se questo vi serve, a un altro personaggio. Però sicuramente lì le regole sono semplici, cioè ci sono cose che voi non potete sapere. Per esempio, se siete nel punto di vista di un certo personaggio, non potete sapere che cosa sta pensando un altro, che cosa sta provando. Lo potete ipotizzare al massimo, perché il vostro personaggio portatore di punto di vista lo sta ipotizzando, ma non potete saperlo con certezza. O non potete sapere, se siete in un luogo, non potete sapere cosa sta avvenendo in un altro, a meno che qualcuno non lo vada a raccontare al personaggio portatore di punto di vista. E non potete conoscere sicuramente il futuro degli eventi, ok? Quindi attenzione a questa cosa, perché altrimenti ovviamente scavalcate un po' la barriera e il vostro narratore diventa narratore onnisciente. Si può fare, ma dovete essere consapevoli di quello che state facendo. Quindi un conto è il narratore onnisciente, un conto invece è narrazione in terza persona con focalizzazione interna. Ecco, l'ultimo tipo di focalizzazione è la focalizzazione esterna, che è molto molto rara, la troviamo per esempio in alcuni racconti di Hemingway. Per esempio c'è questo famoso racconto, Colline come elefanti bianchi, che un po' in tutti i corsi di scrittura creativa, appena si parla della focalizzazione esterna, ci mettono in mezzo questo famoso racconto, perché diciamo è uno dei suoi esempi più famosi. Perché la focalizzazione esterna vuol dire che la prospettiva da cui si pone il narratore, la voce narrante, è assolutamente esterna alla vicenda. In qualche maniera è come se il narratore in questo caso fosse una asettica telecamera che si limita a riprendere e a restituirci quello che vede, quindi paesaggio, i dialoghi fra i personaggi, ma nulla di più. Non può dirci che cosa c'è nella testa di quel personaggio, che cosa sta pensando, che cosa sta provando, perché lo sta guardando dall'esterno e non sa niente di quello che sta avvenendo, quindi non può commentarlo o anticiparci nulla. Ecco, in questo caso, per esempio, in questo racconto di cui vi parlavo, ci sono questi due personaggi che vengono nominati soltanto come l'americano e la ragazza. Sono in una stazione, stanno aspettando un treno, il treno per Barcellona, e cominciano a parlare.
obiettivamente di quelle che sembrano banalità, prendono qualcosa da bere, lei fa dei commenti sul paesaggio, dicendo appunto che le colline di fronte alla stazione le sembrano elefanti bianchi, però ovviamente in realtà dietro a queste chiacchiere apparentemente banali, anche un po' strane, perché non capiamo bene quale sia un po' il problema di questa ragazza che ci appare obiettivamente un po' sconvolta, non si sa bene da cosa. Man mano, ecco perché il racconto è costruito molto bene, perché dal semplice dialogo, dalle semplici battute di dialogo fra questi due personaggi, noi capiamo esattamente che cosa è successo, o quantomeno ce lo possiamo figurare. Quindi in questo caso la narrazione a focalizzazione esterna ci dà soltanto l'apparenza delle cose, quello che sta effettivamente succedendo oggettivamente, e sta poi al lettore colmare le lacune. Ovviamente questo dipende molto dall'abilità dello scrittore, che in questo caso è molto abile a farci capire il tutto, e alla fine il racconto ti lascia abbastanza sconvolto, insomma, da quello che leggi. Allora, questo più o meno era tutto quello che vi volevo dire sul narratore. È una cosa, come vi dicevo, a cui è importante prestare particolare attenzione. Un esercizio, ecco, adesso vi comincio a dare pure gli esercizi che vi assegno, è quello adesso di andare a vedere un po' fra i libri che avete a casa, cominciate a leggerli o a rileggerli se li avete già letti, date un'occhiata, cercate di capire che tipo di narratore vi trovate di fronte, se è un narratore interno alla storia, quindi se fa parte di quell'universo narrativo, se è esterno alla storia, quindi se è questa voce disincarnata di cui abbiamo parlato, se è un narratore onnisciente, quindi che domina la narrazione come un dio e sa tutto di tutti, oppure invece se si tratta di una focalizzazione esterna, come quella del racconto di Hemingway, che però, come vi dicevo, è molto rara, oppure se si tratta di una focalizzazione interna, quindi se abbiamo il narratore ancorato al punto di vista di un personaggio o di più personaggi di volta in volta, come in quella a prospettiva variabile. E quindi provate un attimino a fare questo giochetto e poi, se vi va, provate a scrivere un piccolo testo e magari cambiando la tipologia di narratore, cioè la trama rimane la stessa, la sequenza degli eventi rimane la stessa, ma voi provate a raccontarla in maniera diversa. Per esempio, provate a raccontarla prima dal punto di vista di un personaggio, poi dal punto di vista di un altro, oppure fate un po' il narratore alla Manzoni o alla Terry Pratchett che domina la narrazione, la racconta e può infilarsi dove gli pare, nella testa di chiunque, può anche parlare, fare battutine, fare commenti, dare giudizi su quello che sta raccontando. Provate infine la difficilissima focalizzazione esterna, quindi provate un attimino a raccontarla come se semplicemente doveste descrivere una scena in maniera totalmente asettica, e quindi questo già vi darà un po' l'idea di quanto è difficile fare questa cosa, però al tempo stesso di quanto è fondamentale. Ecco, un errore che spesso fanno gli autori alle prime armi è quello di adottare un punto di vista schizofrenico, cioè cominciano a raccontare una storia e poi si vanno infilando magari nel punto di vista di quel personaggio, però senza soluzione di continuità, e poi si capisce che non sono narratori onniscienti, quindi questa cosa che fanno non ha neanche senso e la fanno un po' in maniera discontinua, saltellando solo perché in quel momento fa loro comodo sapere che cosa pensa o prova il personaggio X. Però tutto questo non è che tu non lo possa fare, perché non è che ci sono delle regole che dicono che si deve fare in una certa maniera, ma se devi farlo devi essere molto bravo, molto abile per non generare un senso di confusione nel lettore, perché immaginate un simile guazzabuglio che cosa può andare a provocare in chi legge. Per esempio c'è la tipica obiezione che si fa a molti romanzi magari di esordienti, cioè oddio, stavano parlando questi due personaggi, ma io non capivo chi era l'uno, chi era l'altro, entravo nei loro pensieri, ma non capivo chi stava pensando cosa, chi stava provando cosa, c'era una totale confusione. Ecco, queste sono di solito le conseguenze della gestione cattiva del punto di vista. Quindi, tu
tu puoi anche pasticciare, puoi anche fare un zigzag fra punti di vista di vari personaggi, ma lo devi saper fare, perché a quel punto sei il narratore onnisciente, quindi attenzione a quello che si fa. Come vi dicevo io, la strada più sicura, quantomeno all'inizio, è quello di ancorarsi al punto di vista di un personaggio alla volta, ok? È sicuramente più semplice, però ovviamente si può fare diversamente se si vuole. Bene, questo era tutto quello che volevo dirvi su questo argomento. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ho notato che queste lezioni di scrittura creativa sono molto apprezzate, hanno in media più visualizzazioni rispetto agli altri video, quindi ovviamente mi pare di capire che la cosa vi faccia piacere, e vorrei anche invitarvi a lasciare dei commenti sotto il video. Ho notato che qualcuno sta cominciando a farlo, qualcuno lo fa su Facebook, però insomma non siate timidi, perché è anche importante che le lezioni siano una sorta di scambio: io do qualcosa a voi, voi date qualcosa a me, e così diventa come se fosse una vera e propria lezione. E come al solito vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale. Troverete tutte le lezioni del corso di scrittura creativa in una playlist messa in ordine, così se arrivate nel canale in un secondo momento potrete vederle tutte di seguito. E se ovviamente volete qualche informazione su di me, sui miei libri, o volete magari, perché no, darci un'occhiata, vi lascio tutte le informazioni nell'info box. Per quanto riguarda le due saghe, la saga dell'Averon e quella dei protettori di spiriti, vi ricordo che sono disponibili gli ebook per tutti i libri, e quindi potrete anche leggerne gli estratti gratuitamente su Amazon, se vi va di cominciare a dare un'occhiata, e magari, perché no, farmi sapere che cosa ne pensate. Bene, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima lezione per chi sta seguendo il corso. Ciao a tutti!